Come artista sono un concept artist e un illustratore. Come professionista in generale sono anche un insegnante perché mi piace molto insegnare. The Witcher 3, ragazzi. Come persona sono, penso, di base definibile come un nerd, nel senso che ho una passione per i videogiochi, per i giochi di ruolo. Infatti faccio il master, penso, da quando sono piccolissimo, i giochi da tavola, i fumetti, quindi più o meno sono questo. Questo è il gioco di ruolo The Genesis, ragazzi. Che roba. Per Assurdo. quanto riguarda il disegno, la pittura, io ho incominciato piuttosto tardi a disegnare, nel senso che prima lo facevo puramente per hobby, fino all'età di 21 anni, quando ho intrapreso il mio percorso di studi alla Scuola del Fumetto a Milano. Cominciai a vedere alcuni lavori, i primi che mi catturarono furono quelli di Dave Rapozza, le sue fan art sulle tartarughe ninja. E cominciai così a studiare per conto mio alla fine. Conobbi ai tempi uno che attualmente è uno dei miei più cari amici, che è Piero Vianello, che fu la prima persona che incontrai, il primo artista che conobbi italiano che effettivamente dipingeva in digitale. Quindi cominciai semplicemente a metterci le mani. Historia nasce per caso, nel senso che cominciai a fare una serie di sketch giornalieri. I primi personaggi li feci come gioco, fondamentalmente erano gli sketch giornalieri che facevo o per riscaldarmi o per rilassarmi dopo aver finito di lavorare o per pausa, insomma. Mi misi a scrivere dei trafiletti in finto volgare, diciamo, che ne raccontassero un pochino la storia. Un sacco di persone mi contattarono dicendo: fanne ancora, è bellissima sta cosa, mi interessa, vorrei vederci qualche cosa dietro. E alla fine ho detto: sai che c'è, posso farlo, proviamoci. I personaggi di storia sono nati come nascono di solito i personaggi che scrivo quando preparo le avventure per i miei giocatori durante il gioco di ruolo. Praticamente nessuno dei personaggi all'interno del libro ha una valenza veramente positiva o negativa. Non c'è veramente un nemico o un buono o un cattivo. Ho cercato di immaginarli tutti come se fossero appunto dei personaggi sfaccettati con una loro storia, che sono diventati quello che sono perché qualcosa li ha portati lì, perché il mondo e il contesto li ha portati lì. Dietro una cover, o dietro nello specifico la cover di Historia, ci deve essere innanzitutto un messaggio chiaro di quello che è contenuto all'interno del prodotto, del libro. Secondariamente deve avere un appeal per cui lo spettatore, il potenziale compratore, prende in mano il prodotto e lo sfoglia, lo osserva. Nella cover di storia, nello specifico, ho voluto rappresentare alcuni dei personaggi importanti, diciamo. Altri invece sono importanti perché si intravede all'interno della storia che ci sono delle trame che magari andranno sviluppate in un prossimo libro. Il libro si divide in tre capitoli. La prima parte è specificatamente focalizzata nel descrivere i personaggi e le loro storie. Il secondo capitolo invece è un capitolo che ho fatto in grossa parte in collaborazione con altri artisti, colleghi, amici che stimo. Invece tratta più luoghi o eventi all'interno del mondo di storie. Il terzo capitolo invece è principalmente dedicato alla tensione d'arte. Siccome all'interno di un gruppo che gestisco, che è Concept Art Italia,
ci sono state un sacco di persone che si sono divertite ad ispirarsi al tono, diciamo, e al mondo di storia per fare i loro personaggi. Ho deciso di farne un mini contest. I vincitori di questo contest avrebbero quindi vinto una copia del libro e la loro opera sarebbe stata inclusa all'interno del libro. E poi c'è la mappa del mondo che ho fatto io cercando di ricalcare le mappe antiche, che però chiaramente sarà in continuo aggiornamento man mano che aggiungerò elementi e profondità al mondo. Una cosa che mi è stata spesso chiesta è perché la scelta del bianco e nero leggermente seppiato che caratterizza appunto Historia. I motivi principali sono due. Il primo è un motivo logistico, di tempo. La scala di grigi poteva aiutarmi a bypassare una serie di problemi. Il secondo motivo è che, secondo me, la scala di grigi è molto elegante e con quel tono, diciamo, antico, medievale, rinascimentale, la scelta della scala di grigio con le scritte chiare in campo scuro, secondo me, erano un buon abbinamento a livello proprio di gusto estetico. Se Historia esiste, chiaramente grazie al fatto che ci sono state persone molto vicine che mi hanno supportato, prima tra tutte Ariel Vittori di Attaccapanni Press, diciamo che ovviamente Attaccapanni come casa editrice, essendo quella che ha coprodotto Historia, è una degli elementi sicuramente più importanti. Poi, essendo la mia ragazza, giustamente mi ha dovuto sopportare e supportare in tutte le fasi creative. Sicuramente c'è Piero Vianello, che è uno dei miei più cari amici, quell'italiano antico Piero impazziva. Un'altra persona che mi ha fomentato tantissimo è un'altra delle teste della chimera Attaccapanni, che è Laura Guglielmo. Anche lei, oltre ad essere un'amica, è una fomentatrice professionista, quindi chiaramente continuava a spingermi, fanne ancora, dai, perché non ci fai un libro, ti aiutiamo noi. Quindi nel momento in cui hai amici che ti fomentano, la ragazza che ti fomenta, la ragazza che guarda caso ha una casa editrice, eccetera eccetera, e ti dicono ti aiutiamo, tutti quei blocchi che potevano essere no, non so come fare con la stampa, poi sono andati a sgretolarsi, e quindi Historia è potuto nascere.